Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Handling Notturno su Nazuma Level 3, lampo folgorante. Siamo sempre nell'ottavo capitolo. Vediamo se oggi riusciremo ad affrontare la squadra italiana. Ma intanto andiamo ad allenarci a campo, nell'area giapponese. Siete in ritardo, voglio che facciate 30 giri di campo, ora! Mamma mia. Sì, allenatore. Però iniziamo malissimo, iniziamo con 30 giri di campo. Se li facessi io, a parte che creperei, ma intanto brucierei un bel po' di grasso. Oggi perché come se avessimo fatto da più allenamento, sono distrutto. Scommetto che è perché l'allenatore vuole vendicarsi di Red Hawk per quella storia della Cherry Blast and Junior High. Ma noi che c'entriamo noi con Red Hawk? Ti sbagli, Percival Travis non si fa prendere dei rancori. Tutto quello che vi chiede è per il vostro bene. Davvero? Per anni Red Hawk ha inculcato la paura in tutti quelli che incontrava. Ormai è un uomo solo. C'è un'ombra scura nella sua infanzia causata da suo padre Tom. Quelle cicatrici non si sono mai rimarginate. Ricordi di aver visto un video di Tom Dark mentre giocava? Credo che in quel video fosse l'apice della sua carriera. Deve essere stato un giocatore incredibile. E lo era davvero. Sono sicuro che Red Hawk fosse davvero orgoglioso di lui. Il declino del padre fu un duro colpo e così cominciò a odiare il calcio. È una triste storia, che abbiamo già visto, in parte. O meglio, l'abbiamo vista per intero, però non c'è stata spiegata proprio nei minimi dettagli. In Inazuma Eleven 1, tra l'altro. Tra l'altro, sempre sul canale. Sto facendo tutta quanta la serie di Inazuma Eleven, quindi... Dall'1 fino ad Ares. Se riesco a giocare online, o meglio, giocare l'online in Azuma Eleven online, porto anche quello, se no porterò qualcosina di Strikers per Wii. Ma se odia il calcio così tanto, perché vuole usarlo per vendicarsi? Questo non l'ho mai capito. È così che ragiona la mente contorta di Dark. Credo che tu abbia ragione. Ok ragazzi, non battiamo la fiacca, dovete allenarvi ora. C'è l'Italia da affrontare. L'Italia è tosta. Eccola là. Oh! Andiamo, Ilman. Sei sano come un pesce. No, non lo sei. Aria italiana. Ti devi operare a quel cacchio di cuore. Lo sai anche tu. Mark, non vedo l'ora di affrontarti in campo. Ehi Paolo, c'è una chiamata per te. Davvero? Chissà chi è. Sicuramente Ide. Ma lì c'era un telefono? Pronto? Oh, sei tu. È lui. Allora, ascoltatemi tutti, oggi proveremo un nuovo tipo di allenamento. Cioè? Sei impazzito Paolo, perché dovremmo? Non ha senso! Ce lo chiede lui, ha detto che questo allenamento ci aiuterà a vincere. Dici sul serio? Ma... Gli ha detto che presto tornerà da noi? È fantastico! Abbassa la voce! Ci è stato detto di allenarci in segreto. Mr. D non deve vederci. Ah, ho capito. Wow, che emozione. Mr. D, se riusciamo nel nostro intento, lei... lo capirà da solo. Bene, per oggi basta così. Vi sta guardando, ma voi non lo sapete. Chi è? Tra non molto giocheremo contro Mark e l'Inazuma Japan. Non sta nella pelle. Sì, sarà sicuramente una bella partita, ma sono seriamente preoccupato su quello che potrebbe combinare Mr. D. Caspita, è l'Orfeo! Papà, guarda, c'è la nostra squadra! Su, lascia che si allenino in pace. Non possono permettersi distrazioni. In bocca al lupo, Orfeo! Batterete l'Inazuma Japan, lo so! Il padre avrà portato il figlio a vedere il FFI, ma suona male. Che ragazzo fortunato. Sbaglio o anche tuo padre giocava a calcio? Davvero? Se è così, non è difficile indovinare da chi è ereditato il tuo talento.
Non saprei, ma sicuramente è stato lui a trasmettermi l'amore per il calcio. Mi ha comprato il primo pallone da calcio, giocavamo insieme ogni giorno dopo i miei allenamenti. Quando ho realizzato la mia tripletta era lì per esultare per me. Era lì a esultare per me. Era così orgoglioso, ma... Ma? Non importa. Ehi! Nulla, non dice nulla. Mister D, mi scusi? No, non crea problemi? Mister D, forse noi due non siamo così diversi. Cosa? Hai detto qualcosa, Paolo? Niente. Forza, andiamo. Mi sembra che sia proprio Paolo che gioca come Tom Dark, se non sbaglio. Poi lo vedremo più avanti. Per questo ha detto la frase, noi due non siamo così diversi dopo tutto. L'ha detta apposta, l'ha detta. Il giorno della partita, bene, la facciamo in questo episodio. Sono contento che sia un episodio leggermente più corto, ma non sono contento perché è corto. Solo per questo, cioè, è una contentezza nella infelicità. Jude, tra poco dobbiamo andare, stai bene? Sei preoccupato l'idea di dover affrontare Ray Dark? No, sto bene. È giunta l'ora di porre fine a tutto questo. Provo ancora rabbia quando penso a Ray Dark. Ma dobbiamo vincere. Essere i migliori. Solo questo conta. Ce la possiamo fare, Mark. Vinceremo. Dimostreremo al mondo chi siamo i numeri uno. Ben detto, Jude. Ci siamo anche noi. Come sei sentimentale, Sharp. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Non riuscirebbe a tenere la bocca chiusa, vero Caleb? Forza, è ora di partire. Andiamo allo stadio del Condor. Attenzione! No, qui c'è prima un'altra cosa da fare. Prima di affrontare la partita bisogna andare alla torre del Condor. Era una torre, tipo la torre di Pisa, però si chiama Torre del Condor perché copyright, vabbè. Anche se... Potevano citarla dicendo... Abbiamo la torre di Pisa, no? Per dire... Ma andiamo all'isola del Condor? Sì, partendo dal porto. Però non potevano chiamare la torre Torre di Pisa. Non si può fare questo giochetto. Allora, purtroppo non posso reclutare ancora Torres. Posso reclutarlo solo a fine gioco. E lo farò, lo recluterò. E lo allenerò per benino. Oh, guarda qua. Oh, vedi le italiane? Ma che Nazuma Japan? Viva l'Italia! Giocare in cima alla... Mamma mia, che figata! Giocare in cima a una torre. Ok, ok. Che succede qua? I striccioni, niente. Attenzione, lì c'è uno scrigno che prendiamo subito. Bene, bene. Oh, snack. Ah, barretta speciale, sì, quella che ti ricarica tutto. Mi sembra che in questo gioco l'abbiano messa e non prima. Vediamo qui se c'è qualcosa. Niente. Ragazzi, nella vostra barca? Anche tu vorresti una barca tutta tua? Vai a lavorare, ti fai i soldi e poi ti fai la barca. Ovviamente non sposarti e non fare figli, perché sennò i soldi non ci rimangono. Moneta gialla. Ho provato a cercare Canon con la moneta blu, ma penso che esca solo una volta finito il gioco. Non lo so. Questa è la presidentessa del fan club di Axel Blaze, ma a lei piacciono anche gli altri, cioè allora non dire che ti piace Axel Blaze, sei la presidentessa del fan club, ma è inutile. Oh, niente qui, strano, abbastanza ampio per non avere nulla, ma va bene. Di qua niente, però c'è uno scrigno lì che intendo prendere. I biglietti ce l'ha stavolta? Devo salire su questa torre, niente, però hai biglietti a quanto pare. Ah no, aspetta, è questo qui il ragazzino. Vediamo un po', ce l'hai? Ho dimenticato i nostri biglietti per la partita. Non è una cattiva notizia, almeno non dovremmo arrampicarci per questa torre. Riuscirò mai a vedere una partita, povero ragazzo. Bene, 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 sono felice di arrampicarmi. Affronta l'Italia allo stadio del Condor, ma... Wow. Vorrei la mossa flash perché facciamo... tipo Pokémon, non ci si vede nulla.
Ok, quindi qui ci andiamo dopo. Intanto andiamo sopra ad affrontare l'ultima partita. Ma prima c'è questo. Non mi lascio sfuggire nulla. Simulazione per ottenere più falli. No, che schifo. Le simulazioni del calcio sono la cosa più odiosa. Mi fanno schifo quando i giocatori simulano. Proprio schifo. Pam pam pam. Benvenuti allo stadio del Condor. Stiamo per assistere alla partita tra l'Inazuma Japan e l'Orfeo, la nazionale italiana. Grazie al loro genio tattico, gli italiani hanno vinto contro l'Inghilterra nell'ultima partita. Le aspettative sono molto alte oggi. Paolo. Oh. Wow. Dark. So che recentemente ha inviato del denaro a un certo L. E ho saputo che c'è qualcuno che ti dà ordini nell'ombra. Qualcuno di un'organizzazione misteriosa. Un pezzo grosso. Nulla? Davvero? Niente, Dark? Devi giocare in maniera pulita, Dark. Pensa a tutti i giovani che amano questo sport. Non li deludere, mi hai capito? Penso di sì, sai? Questa volta giocherò in modo pulito. E questo è il luogo in cui si terrà la partita, Ide? Esatto. Stanno per fischiare il calcio d'inizio. Oh, vorrei tanto vederla anch'io. Vorrei tanto potermi togliere queste bende. Così va meglio, Lacey? È tutto così... così confuso. Oh, Ide, vedo, riesco a vedere! Andiamo adesso. È ora di unirci a loro. Oh, molto meglio ora. Parla con Celia quando siete pronti. Signor Hillman, ci siamo. Chi l'avrebbe mai detto? Affrontiamo di nuovo il Ray Dark. Stavolta in un campionato mondiale. Non permetterò che distrugga questo torneo come cercò di fare con il Football Frontier. Attento al cuore. Cosa ci fate ancora qui? La partita sta per iniziare. Si vede che siete preoccupati per Ray Dark. Non vi ho mai visti così seri. È strano pensare che Dark sia l'allenatore della squadra italiana. Sei pronto, Mark? Sì, sono pronto, Silvia. E Celia. Lapsus. Sempre con Silvia parlavamo. Paolo, sono in pensiero. La partita sta per iniziare e lui non si vede ancora. Scommetto che è colpa di Mr. D. Ci metto la mano sul fuoco. Mr. D. Dovete vincere. Costi quel che costi. Mi sono spiegato? Bene, Mr. D. Guardi la partita molto attentamente. Non si perda neanche un istante. È molto importante. Non ho mai ben capito perché Paolo giochi in quel modo, ma finalmente riuscirò a capirlo. Oh, meno male. Dopo tanto tempo che l'aspettavo. Quando uscì in Italia lo volevo comprare a tutti i costi, ma non mi ricordo perché lo saltai a piedi pari. Eppure avevo già un 3DS, praticamente il 3DS l'ho comprato ad agosto dell'anno in cui uscì. Non lo so perché l'ho saltato questo Inazuma Eleven. Non so bene il perché neanche io. Beh, il più forte, ragazzi, sono Paolo Bianchi e portiere Gigi Blasi. 44. Ma a dire il vero, i parametri non sono nulla di eccezionale. La partita contro l'Italia era finalmente cominciata e il Ray Dark non avrebbe mai potuto prevedere ciò che avrebbe fatto Paolo. Cosa? Ma che stai facendo? Provi a ricordare, Mr. D. Lei amava il calcio. Lo amava più di ogni altra cosa.
Ecco perché lo faceva, perché Ray Dark ama il calcio. Bianchi sta giocando proprio come faceva mio padre. Quando ero un ragazzo guardavo mio padre e desideravo giocare come lui. Proprio come ora sta giocando Bianchi. Ma che fa Paolo? C'è qualcosa di strano nel suo modo di giocare. Forse Paolo sta giocando come padre di Ray Dark per obbligarlo ad affrontare ciò che veramente prova per il calcio. Paolo, vengo ad aiutarti. Davvero, Jude? Per quanto possa sembrare strano, non posso negarlo. È stato Ray Dark a mostrarmi quanto sia divertente il gioco del calcio. Quell'uomo è stato il mio comandante e questo non cambierà mai. Mister D, lo so che non ha dimenticato. So che ama ancora il calcio. Dark deve riscoprire ciò che ha perso. Ah, basta! Ho detto basta! Cosa pensi di fare? La vittoria. La vittoria è l'unica cosa che conta. Voglio vincere a qualunque costo. Ray Dark sull'orlo delle lacrime. Non pensavo sarebbe mai arrivato il giorno. Smettila di giocare come mio padre! Smettila subito! Devi giocare a modo tuo, Paolo! Mister D. Non mi sentivo così da tanto tempo. Mi è tornata la voglia di giocare a calcio. Bene, spiegherò ai ragazzi come fare per vincere. Sì, signore. Quindi è questo il vero Ray Dark? Beh, è la vittoria il mio obiettivo, Jude. Questo non cambia. Stavolta però voglio vincere pulito. Voglio una vera vittoria. Sì, andiamo allora! Sapevo che Ray Dark avrebbe giocato pulito in questa partita, ma è fantastico leggerlo. Finalmente! Un italiano, cavolo. Ragazzi. Ho fatto un casino con la formazione! Oddio! Oh, quanti punti velo di fuoco si prende! Perché gliel'ho insegnata? Troppi punti! Ehi, Gigi! Para questo! Gigi della cremeria! Continuiamo a fare pressing! Ancora nulla! Axel Blade, sono troppo forte! Wow! Si elogia da solo! E hai finito, Axel, per questa partita hai finito. E invece no. Voglio fare solo una cosa. Ho due barrette speciali, Axel. Te ne do solo una. Poi dopo, quando finisci i punti, ti cambio. Mi dispiace, ma è così che va. Non uso tecniche speciali per rubare la palla. Facciamoli consumare all'Italia. Poi dopo ci pensiamo. Ma distinguere i giocatori è una chiavica perché sono noi siamo celesti o azzurri, loro blu. Non si capisce niente. Attenzione, martello del colosso. Oh, bello. Freeze shot. Diga di roccia, direi. Non lo blocco, ma lo indebolisco sicuro. Ah, tiro bloccato! E allora hai dei seri problemi, Zanardi. Sei un po' deboluccio, zio, eh. No. Questo era Iani. No, ragazzi, no, però. Se fate tirare Paolo, è inutile. Oh, attenzione, però! Perché freccia saettante? E non spada di Odino? Cioè, spada di Odino, non so come si chiami in italiano. È come svegliarsi da un lungo sonno. Non avrei mai immaginato che qualcuno sarebbe riuscito a giocare come mio padre. Papà, so che il calcio ha distrutto i tuoi sogni, ma a quanto pare io non riesco a farne a meno. È come se Ray Dark si fosse liberato da una maledizione. Ora può tornare a essere l'uomo che era, un guerriero che vuole vincere. Le cose si fanno interessanti. Mark, Jude, pronti alla sfida? Certo, allenatore! Cerco di avanzare con Austin, ma nulla. Scudo barbarico mi blocca di prepotenza. E vabbè, è forte come tecnica, nulla da dire. Però prendo subito palla con attacco volante. Attacco volante! E subito, senza fare fallo, possibilmente, grazie.
Tecnica più, dai ragazzi, allora! Tiro! Ancora avvitamento esplosivo! Dai avanti, potenzia, ti sali di livello! Fammi vedere che ci tieni a diventare potente! E ribadisco quello che ho detto prima, c'è qualcosa da prendere alla Torre del Condor. Forse non è prima della partita, forse non è dopo, ma si deve prendere, c'è qualcosa da prendere, lo so. Lo so, me lo ricordo. C'è qualcosa da prendere assolutamente. E la tecnica ancora non si è evoluta. Ma io continuerò a usarla, continuerò e continuerò fino a che non si evolverà. Oh. Bene ragazzi, continuiamo a giocare. Flash fotonico, vai. Finiamoci sti ultimi punti, Axel. Voglio che ti potenzi tutto. Tutte le tecniche devono potenziarsi con te. Non solo alcune. Sì, Axel, però dove giochi? Ottimo, un passaggio. Ragazzi, è andato benissimo il passaggio. È stato un passaggio assurdo. Meteora dirompente. Ottimo, ottimo. Ce la farà? Ce la fa, per forza. Non ha più punti, Gigi. Ah, già. 3-0, ragazzi, oramai penso che la vittoria sia siglata. Con questo gol penso che non ce n'è più per nessuno, eh. Yuppie, siamo sulla strada della vittoria. Abbiamo tutto il tempo per rimontare. Non è vero, non ce l'avete. Siamo alla fine del primo tempo e le due squadre stanno soppesando le scelte da fare durante il secondo tempo. Ide, ma cosa succede? C'è qualcuno che è arrivato a bordo campo? Un attimo, quello è... Dove l'ha presa la fascia? Mi dispiace di avervi fatto aspettare. Capitano! Incredibile! Il capitano della squadra italiana, Hide Nakata, è tornato! È un centrocampista giapponese che ha preso la cittadinanza italiana per giocare con l'Orfeo. Finalmente lo vedremo giocare! Nakata, dove sei stato? Affari miei, se permette. Mr. D, sei tu? Lazy, cosa ci fai qui? Sì, sei proprio tu, Mr. D. Lazy, ti sei aperto gli occhi, adesso vedi! Riconosco questa voce, è quella di Paolo. Sì, sono stata operata, tutta grazie a Mr. D. Cosa significa? Mr. D, come fa a conoscere Lazy? Mr. D mi ha scritto tutti i giorni, mi diceva di tenere duro. Grazie, Mr. D. Lazy, è meglio che tu vada. Non merito gratitudine, né la tua né quella di altri. Lazy è qui per vedere la sua ultima partita, Mr. D. Eh? Ultima partita? Ho assistito al primo tempo. Lei è cambiato, lo so. Il vecchio Mr. D non c'è più. Non può fuggire da ciò che è o dai crimini che ha commesso. Per vendicarsi del calcio e vincere a ogni costo, ha causato un grande dolore. Ma in un incidente dove l'hai provocato, Lazy, una ragazza che non c'entrava nulla, è stata ferita a una gamba. Poi ha saputo che la vittima era cieca dalla nascita e che solo una costosa operazione avrebbe potuto ridarle la vista. Lazy. Ecco spiegata la L. Red Ark mandava i soldi in Italia per pagare le spese mediche di Lazy. Aiutando Lazy voleva espiare tutte le colpe di cui si era macchiato e farsi perdonare per il male causato. Voleva fuggire dall'oscurità in cui era sprofondato. Era questo ciò che voleva, vero? È stato il suo desiderio da quando ha conosciuto un ragazzo di nome Mark Evans. Cosa? Parli di me? Per questo ti sei messo a girare il mondo? Per ficcare il naso negli affari altrui? Niente affatto. Sono venuto a saperlo per caso. Pensa davvero che l'abbia fatto per aiutarla? Non sono così gentile. Adesso voglio sapere tutto sul calcio, così avrò tante cose di cui parlare con Mr. D. Lazy,
Voglio che tu veda con i tuoi occhi quanto può essere bello il calcio. Voglio che tu conosca lo sport che ho disprezzato per tutta la vita, ma che non ho mai smesso di amare. L'ho detto io. Ray Dark ha sempre amato il calcio. Lo dissi bentornato, forse... capitano. Hai fatto quello che dovevi fare? Nel secondo in Azuma Eleven l'ho detto. Nel primo non l'ho detto, ma nel secondo l'ho detto sicuro. Sì, ho fatto tutto. Finalmente adesso sono pronto per tornare in campo a giocare. Bene, affrontiamo l'Inazuma Japan e vinciamo! Sì, capitano! Beh, è ora. Perfetto, allora ricarico anche Mark. Per lui basta una barretta sprint. Perché se tira Deitoshi siamo nella cacca. Axel a questo punto lo sostituisco con Sean. Giulio Acuto già al 21. Beh, bravo, bravo. Nulla di eccezionale, però ci siamo. Oh cavolo, devo cambiare giocatore. Ma andiamo subito con Richiamo del Lupo. Ah! Che anche qui Richiamo del Lupo ruggisce quando dovrebbe fare un ululato, ma... Scelte tecniche e artistiche. Continuiamo a fare pressing. Continuiamo a fare sto pressing, allora. Ryo! Hey! Forse neanche ci sperava di fermarti, oramai non ci crede più neanche lui. Facciamo la provata? Mettiamo Giulio Acuto. Lui ha grande illusione come tecnica evasiva, che è a livello 2 neanche potenziata al massimo, stranamente. Perché quelle tecniche si possono potenziare al massimo, ma non si può a quanto pare. È molto difficile riuscirci. Per sicurezza mano di luce, per sicurezza. Tanto per. Qua, perfetto, bravo. Ah, miseria, ha sbagliato proprio. No, ragazzi. Marcateli. No, ok, aspetta. Non so cosa sta succedendo. Fermi. Ma... No! Vai tu. Perfetto, non mi prende... vabbè, però... Oh, bolla sonora, ok. No, ok, aspetta, dove la passiamo? Qua. A Thor che non ha fatto nulla in questa partita. Anzi, è un po' che non fa nulla proprio. Martello del Colosso, tiro congelante. Ma sapete che c'è anche fa gol? Chi se ne frega? Tanto siamo in vantaggio di 4 gol. Con Marco non passa nulla, eh. Mamma mia, ragazzi, non passa nulla. Con Mark Evans. Ha pure potenziato la tecnica. E vabbè. Ma dai. È su, però. Basta. Dai. Oh, andiamo allora. Beccati sto campo micidiale. Non lo so, ma fa schifo. Cioè, anche siamo in vantaggio. Fallo, ti pareva, per forza. Con lui. Anche se siamo in vantaggio, stiamo facendo schifo comunque sia. Non è una bella partita. Stiamo giocando malissimo in difesa. Ok. Danza intrappolante, beccati questa.
Fatto bene. Kevin? Niente. Kevin Bacon, niente. Kevin Bacon? Non Bacon, Bacon? Intanto è finita. Neanche mi ci spreco più, guarda. A 0, meglio di questo. Hai vinto! Sì, che bella vittoria! Impossibile! Poco no! Siamo stati sconfitti. Dobbiamo giocare ancora. Attenzione, è nata un grande vortice. Perché? C'era bisogno? Mr. D. Dark. Siete entrambi dei veri calciatori. Già, era quello che desideravo io un tempo. Essere un vero calciatore, come voi due. Eh? Guarda che figo. Mi sorprende che tu abbia deciso di toglierli. È stato lei a darmi questi occhialini, se lo ricorda. Tieni, indossa questi. Ti aiuteranno a capire meglio l'andamento della partita. Ma se indosso questi occhialini, il mio campo visivo non sarà più ristretto. Devi fidarti di me, Jude. Concentreranno il tuo sguardo su ciò che è più importante. Osserva la palla. Puoi capire la sua energia e prevedere i suoi movimenti. Già. Ma adesso non ti servono più, sembra. Perché la cosa più importante era la palla. Ma credo proprio che li terrò, se non le dispiace. Dopotutto ormai sono diventati parte di me. Sì, lui infatti gli occhiali già, crescono con lui, crescono. Proprio così. Già. Già, Ray Dark. Però è finita a quanto pare, eh. Paolo, c'è una cosa che voglio chiederti. Perché hai fatto questo per me? È per mio padre. Anche lui era un abile calciatore, ma il successo gli ha costato caro. Ha sempre cercato di superarsi e non si è mai accontentato delle sue prestazioni. Da bambino ho visto quanto soffriva. Non avrei mai pensato di dire una cosa del genere. Grazie. Grazie, Paolo. E grazie anche a te, Jude. Non c'è di che, Mr. D. Comandante. Parla, Dark. Chi è che trama nell'ombra? 40 anni fa hai sabotato l'autobus su cui viaggiava l'Inner Zoom Eleven per fare in modo che la Royal Academy vincesse. Ma al tempo eri solo un ragazzo. Non puoi aver fatto tutto da solo. Chi c'è dietro tutto questo? Chi ti ha aiutato a commettere quelle azioni ignobili? E secondo te ho intenzione di dirtelo? Va bene, parlerò. Qualcuno mi disse che mi avrebbe aiutato, che mi avrebbe liberato dal dolore che provavo. Io gli ho creduto e mi sono condannato a vivere nel tormento per i successivi 40 anni. Quest'uomo aveva creato una rete capillare che ambiva a controllare il mondo del calcio. Il piano coinvolgeva anche il Giappone. Di chi si tratta, Spud e Rospo? Il suo nome era Zolan Rice. Rice? Parli del presidente del direttivo dell'FFI? L'allenatore del Brasile? Fossi in te non sottovaluterei Zolan Rice. Il suo è un mondo più oscuro della notte. La risata la faccio io questa volta perché ci vuole. Ragazzi, ha visto David Evans e si è preso il cagotto ora in Dark. Dice, è vivo! Ok, allora parlo. Non sapeva che era vivo lui. Lui pensava che era morto. Alcuni giorni dopo...
Mark, abbiamo visite. Ehi, Bobby! Ciao ragazzi, congratulazioni per aver vinto la fase a gironi. È fantastico! Bobby! Quelli erano i quarti di finale, praticamente. Ora c'è la semifinale. Mi è dispiaciuto che la vostra squadra sia uscita. Chissà, se Eric fosse stato ancora in squadra, forse ce l'avreste fatta. Forse. E adesso ci saremo noi nella fase eliminazione diretta e non voi. Bobby! Dai, sto scherzando! Siete passati voi alla squadra italiana. Doveva andare così. L'operazione di Eric è andata benissimo, quindi ora non ci resta che riprendere ed allenarci per il prossimo FFI. Ben detto! Stavate per uscire? Già, il signor Vedran è appena tornato dal Giappone con gli appunti di mio nonno. Andiamo a incontrarlo all'aeroporto. Bene, non voglio trattenervi. Anzi, che dite se vengo con voi? Andiamo all'aeroporto tutti insieme. Ecco, ora dobbiamo trovare gli appunti nascosti, se non sbaglio. O è proprio nell'ultimo capitolo. Vabbè ragazzi, io mi ricordo che là stanno e là c'è qualcosa là. Quindi voglio subito andare a vedere. Via, mappa, aeroporto di Liyokot, dove sei? Qui, bene. L'ho detto nello scorso video che questo forse sarebbe stato leggermente più lungo, ma è così che deve andare. Allora, ha detto che era all'aeroporto di Liyokot. Non ci sono mai entrato qui? Ah, vabbè, meglio così. Troviamo un po' di roba nuova. Mi sa che stava là fuori, vero? Oh, attenzione! Torres, aspetta! Devi rimanere a Liyokot fino alla fine del torneo. Ormai abbiamo perso, no? Non voglio restare qui. Meglio tornare a casa per allenarci. Perbacco, che testa calda! Non riesci a fermarti a ragionare un attimo? Magari riusciamo a parlarne con calma. Che noia, Edgar! Non siamo tutti le gentiluomini come te! Ascoltami, Torres. Il tuo compito qui non è finito. Dobbiamo restare e lottare. Sta per accadere qualcosa di brutto. Qualcosa di brutto? Vi riferite a Zola Rice? Mark, Jude, cosa ci fate qui? Avete delle facce molto serie. Cosa succede? Ah, allora non hai ancora saputo le novità. Di quali novità parli? Dylan, non tiene mai la bocca chiusa. Tranquillo, dovranno saperlo prima o poi. Vi dirò tutto. Ma prima calmatevi. Ok. Ci sono novità dall'Italia. C'è stato un grave incidente. L'automobile è quasi distrutta, ma dalla targa sembra essere quella di Mr. D. Cosa? Nessuno sa spiegare le cause dell'incidente. Mi dispiace dovervi dare questa notizia, ma... Mr. D è morto. Ray Dark è morto? Comandante... State forse dicendo che è opera di Zola Rice? No, non sembrano esserci state dinamiche sospette, ma nessuno può dirlo con assoluta certezza. Oh, Mr. D, ha commesso molti sbagli. Forse questo è quello che si meritava. Torres, non è il momento di dire cose simili. Eh? Perché non posso dire ciò che penso? Sto solo dicendo le cose come stanno. Jude. No, no! Comandante, perché? Perché? No! Ciao ragazzi, siete venuti a prendermi? Eh? Perché questi musi lunghi? Cos'è successo? Glielo diremo più tardi. Allora, ha portato gli appunti? Certo che sì, sono qui al sicuro con me. Ma dovete aspettare di essere arrivati agli alloggi. Là c'è qualcuno che vuole dare un'occhiata. Ah, ho capito. Beh, è solo che siamo venuti fin qui all'aeroporto per incontrarla. Non preoccuparti, Bobby. Meglio tornare, così Jude può riposarsi un po'. Aspettate! Ho appena saputo tutto su Zola Rice. Che idiota. E pensare che è presidente dell'FFI. Non possiamo permettere di rovinare il nostro bellissimo sport.
e la mia squadra rimarremo agli Yokot. L'impero è pronto a lottare nel nome del calcio. Non sarete da soli, il campo da calcio è un luogo sacro e non permetteremo che questo nobile sport venga disonorato. L'Orfeo sarà a vostro fianco, insieme salveremo lo sport che Mr. D amava così tanto. Evviva, questo sì che è parlare, vi aiuteremo noi ragazzi. E poi dobbiamo tenere al sicuro il calcio finché Eric non sarà tornato. Grazie, grazie a tutti. Insieme salveremo il futuro del calcio. Ah, sarai tu il capitano? Va bene, basta che ti ricordi che abbiamo battuto di razzo la Japan, intesi? Perbacco, sei davvero incorreggibile, Torres. Ascoltatemi, voi siete riusciti ad arrivare alla fase finale, siete una buona squadra. Grazie, Torres. Sono contento di essere arrivato fin qui e di aver conosciuto dei grandi amici come voi. Hai ragione, Mark. Torna negli alloggi per leggere gli appunti. Ci torno subito. È un peccato che Dark sia morto. Oppure... O forse non lo è. Ma ne parleremo più avanti. Nel frattempo, nell'area italiana... Ciao Paolo, bentornato! Guarda cosa ho qui, un libro sul calcio. Sul calcio? Sì, voglio saperne di più. Sarà difficile, ho così tante cose da imparare, ma voglio provarci. Mr. D mi manca, ma so che è impegnato con il lavoro. Chissà quando tornerà. Non tornerà, piccola. Lei sei... Quando Mr. D avrà finito di fare ciò che deve, tornerà. Ne sono certo. Sì, studierò sul serio, così avrò tante cose di cui parlare con Mr. D. Paolo, che succede? Mi fai quasi male. Mettiamoci a studiare insieme, Lacey. Voglio che anche tu ami il calcio, proprio come Mr. D. Non piangere, Paolo, se non piango anch'io. Oh, povero Mr. D. Oh, è tornata! Ce l'avete fatta, finalmente. Nelly, sei tu, sei tornata! Già, è così. Ora parliamo di cose serie. Dove sono gli appunti di David Evans? Oh, eccoli qui! Yuppie! Wow! Appunti supremi! Chissà che tecnica incredibile ci troveremo! Leggiamoli! Tutte le tecniche speciali provengono dallo stesso luogo, il cuore. Per imparare una nuova tecnica devi lavorare su te stesso, cambiare. Spero che queste regole ti guideranno nel cammino. Regola numero 1. Dello spirito indomito, non arrenderti. Mai! Regola numero 2. Del coraggio inflessibile, puoi fronteggiare chiunque. Regola numero 3. Del cuore puro, proteggi ciò che ti è più chiaro. Regola numero 4. Della fiducia incrollabile, i tuoi compagni di squadra sono al tuo fianco. Regola numero 5. Della determinazione infinita, nulla ti distolga dai tuoi obiettivi. Regola numero 6. Della visione superiore, cerca la verità invisibile agli occhi. Regola numero 7. Della natura magnanima, sii generoso e perdona gli errori agli altri. Regola numero 8. Della realtà costante, una squadra condivide gioie e dolori. Regola numero 9. Dell'ambizione senza limiti, cerca di superarti sempre e fallo con orgoglio. Regola numero 10. Del credo interiore, abbi piena fiducia nel tuo giudizio. Regola numero 11. Dell'orgoglio del guerriero, persevera anche quando tocchi il fondo. Wow, che uomo fantastico era mio nonno. Ora che ci penso, mio padre mi aveva detto alcune cose sugli appunti supremi. Diceva che quando si trova un nuovo volume è possibile usarlo selezionandolo tra gli oggetti nella tua cartella. Pare che dia una grande forza a chi lo consulta, anche se non è possibile usare più di un volume alla volta. Ma ci picchia! Questi appunti sembrano davvero speciali. Beh, puoi cominciare con questo volume, giovanotto. Il volume numero 10 degli appunti supremi di David? Questo è il volume numero 10 del nonno. Ci sono 11 regole. Quindi ci devono essere 11 volumi. Sì, Mark. Sono quasi sicura che ci sono altri 10 volumi che aspettano di essere trovati. Ho saputo che Evans riuscì a portarli via con sé e finirono sparsi in giro per il mondo. Chissà se riusciremo a trovarli. Oh no, le altre pagine sono tutte bianche. Io che speravo di trovarci qualche tecnica segreta, uffa. Mark, non sono arrivata fin qui solo per vedere quegli appunti. Devo dirti una cosa.
c'è una forte probabilità che l'allenatore di una delle squadre delle FFI sia tuo nonno. Cosa? Dici sul serio? Di quale squadra parli? La squadra dei Kotarl, i piccoli giganti. Il che spiega come siano arrivati in finale. O meglio, abbiano superato le fasi eliminatorie. Il nome dell'allenatore registrato agli atti del torneo è Dave Arrows. Dave? David? Potrebbe essere il nonno! Gliel'ho chiesto esplicitamente, ma sostiene di non aver mai sentito parlare di un uomo chiamato David Evans. Magari si tratta davvero di due persone diverse, o forse aveva un motivo per mentirti. Sei stata molto brava a scoprire queste cose, Nelly. Spero che rimarrai con noi. Oh, temo di non poter rimanere. C'è una cosa che non sapete. Faccio parte dello staff della squadra del Kotarl. Cosa? Bene, ora devo andare. Ci vediamo in finale. Ma quale twist è? Siamo in semifinale e dobbiamo affrontare la squadra brasiliana di Zulan Rice. Ma un tremendo complotto emerge dalle ombre. È il penultimo capitolo, la resa dei conti con Zulan. Non la farai franca, Zulan Rice. E ora che loro hanno detto Zulan, posso iniziare a chiamarlo anche io Zulan. Perché la prima volta l'ho letto Zolan, poi ho pensato, mentre leggevo, ma perché Zolan? È Zulan? Zulan al limite, con la Z un po' smosciata. E quindi è Zulan Rice, Zulan, non Zolan. Mannaggia a me. Ad ogni modo, Kudge, questo episodio è stato bello, il prossimo sarà un capitolo davvero interessante, quello contro il Brasile. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video e spero che vi sia piaciuto. In descrizione, come sempre, link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!